Tra vale tante società che partecipano ai campionati AECS troviamo il Giochiamola Sempre, Giovane Realtà, che si è stabilita presso il centro sportivo Hill 23 di Vitinia. Progetto che nasce ovviamente per intuizione del, de, de, di mio padre, che, che ha creato un po' tutta la collaborazione e, e soprattutto con l'amicizia di Fabrizio Renzi, che ovviamente è il proprietario di, di questa splendida, di splendida oasi dell'IL 23. E abbiamo deciso, visto che c'erano dei campi di calcio che venivano ovviamente usati a livello amatoriale, di fare una società di calcio. E mi sono avvalso dei miei fidi collaboratori e soci Flavio Spione e Alessandro Ranucci, entrambi poi allenatori patentati FIGC, e abbiamo deciso di far nascere questo progetto attivando diciamo, un progetto di scuola calcio, era il 2014. E da lì man mano abbiamo sviluppato un po' tutto quanto, ci siamo avvalsi di, di tutti i tecnici e collaboratori FGC e di lì è nata, è nata questa splendida avventura che a distanza di sei anni siamo arrivati a numeri eccezionali, io direi, perché sono già tre anni che superiamo il tetto dei 200 unità, abbiamo 220 ragazzi e eh, eh, ahimè eh, siamo costretti per motivi di spazio eh, da tre anni a questa parte eh, a chiudere a metà settembre perché poi dobbiamo rispettare al di là del momento i numeri consoni per un'attività calcistica e, e ogni anno le richieste sono, sono sempre numerose. Eh, abbiamo appunto 16 squadre eh, di cui due di Agonistica che giocano eh, al campo ad 11 che qua non vedete al Centro Giano e qui abbiamo tutta l'attività di base, tutta la scuola calcio, che partono dal 2014 fino ad arrivare ai 2008. Nel 2014 la ICS è partita con i campionati del calcio giovanile romano e noi siamo nati, nel primo anno siamo partiti con due squadre, ricordo ancora una squadra che partiva dai 2005 e arrivava ai 2008, perciò abbracciavamo quattro anni e poi pian piano siamo sempre cresciuti, da due sono diventate quattro, da quattro sono diventate sei, fino ad arrivare adesso abbiamo 14 squadre che partecipano ai campionati giovanili ICS. Praticamente abbiamo due gruppi per ogni categoria, dai 2008 ai 2015. E noi con l'ICS ci troviamo benissimo porto un esempio eh, oggi eh, l'ICS a differenza della non è per criticare la FGC ma è l'attenzione che è diversa no? essendo una federazione magari più piccola sta più attenta a quelle che sono le esigenze delle società oggi c'è arrivato il comunicato del presidente Morza che ci avvisava a tutte le ASD è uscita, è aperta la piattaforma del bonus a fondo perduto per le ASD in cui venivano elargiti alle società che erano in regola con tutti gli adempimenti ...dei bonus da 1600 euro e noi stamattina seguendo le indicazioni di Giampaolo chiarissime in tutto e stampando il modulo che l'ICS già dava precompilato con tutti i dati che andavano inseriti abbiamo presentato questa domanda che per noi società in questo periodo è una mano santa e questa attenzione che a noi, per noi è importante da questo alle classifiche alla precisione nei calendari... All'arbitro, perché questa è una cosa importante, gli allenamenti, rimodulati per l'emergenza Covid, non si sono mai fermati. Prevalentemente dobbiamo un po' adeguarci a quello che è il protocollo, quindi il distanziamento, quindi andiamo a fare tutto quello che riguarda la tecnica individuale, quindi più che altro il dominio palla e eh, esercizi di tiri in porta con un lavoro condizionale associato diciamo, eh, a secco e con la palla, in modo che i ragazzi oltre che alla parte un po' analitica dove la tro trovano sicuramente un po' più pesante perché è quella dove devono eseguire dei, dei esercizi sotto, sotto insomma, eh, ciò che viene, dice il mister, eh, si vanno a divertire, infatti fanno le sfide eh, come lo stanno facendo adesso con i tiri e chi vince, insomma, chi fa più gol. Un periodo un po' particolare per quanto riguarda il distanziamento e il non poter fare le partite, comunque esercitazioni tipo uno contro uno, due contro due. E cerchiamo di metterli sulla corda, facendoli allenare comunque con il pallone, con situazioni tecniche, con situazioni tattiche, ovviamente evitando i contrasti. però diciamo che i ragazzi, quando vedono un pallone, comunque sono contenti. Quindi l'alternativa era il niente, ci accontentiamo in questo momento di questa cosa. Buonasera amici sportivi, benvenuti al quinto appuntamento stagionale con Sporting Tour TV per parlarvi di calcio amatoriale della regione Lazio ma non solo, più in generale di tutti gli sport amatoriali legati ad ICS. Inizio subito a presentare gli ospiti di questa puntata. Alla mia sinistra Pietro Lucari, allenatore del Pineto United. Buonasera Pietro e bentornato nei nostri studi. Tu sei stato uno degli ultimi ospiti prima sì. dello stop forzato a marzo a causa della pandemia. Sempre allenatore del Pineto, un sì. bellissimo progetto e partecipate al Trofeo del Petrolio. Sì, la Serie B del Trofeo del Petrolio quest'anno, quindi siamo saliti di categoria. Bene. Un trofeo bellissimo anche perché quest'anno è a 12 squadre, quindi ancora più ambito. E noi avevamo fatto quattro partite, una di Coppa e tre di campionati Eravamo diciamo, partiti pure abbastanza bene Adesso ci rimettiamo a quelle che sono le decisioni che vengono dall'alto E aspettiamo diciamo, in attesa che riprendano i campionati Speriamo che si possa riprendere presto Dall'altra parte dello studio per il giovanile Il vicepresidente degli Ulivi Village, Lorenzo Fiorini Buonasera Lorenzo, bentornato anche a te Ciao Simone, buonasera a tutti Lorenzo abbiamo visto anche dal servizio del Giochiamola Sempre, una delle squadre affilate ai CS così come lo siete voi, in questo periodo di difficoltà però si trova sempre il modo di reinventarsi immagino che anche agli Ulivi lo state facendo. Sì, ho visto il servizio dell'Arsenal, giochiamo sempre, che comunque sono dei, dei colleghi dove ci affrontiamo sempre in campionato, comunque sì, e in questo periodo comunque stiamo, ci stiamo attenendo ai protocolli e stiamo facendo allenamenti come ci raccontavano loro. In maniera così distanziati, rispettando tutti i protocolli. Ulivi Village, un bellissimo centro sportivo in via della Pisana. Un centro sportivo, Lorenzo, sempre in divenire, anche qui vi state comunque dando da fare per apportare migliorie. Dopo vedremo anche delle immagini. Insomma, una struttura di tutto rispetto e polivalente, soprattutto. Sì, noi da io e mia madre l'abbiamo preso dal 2014, abbiamo. Fatto, abbiamo investito tanto su, e stiamo ancora investendo, mettendo sempre ogni anno cose nuove che portano comunque gente al circolo. Quest'anno abbiamo inaugurato la palestra, però poi a causa, causa Covid purtroppo siamo, dobbiamo fare un'inaugurazione più, più tardi. Comunque sì, è un circo polivalente, oltre alla scuola calcio ci sono anche altre discipline che poi andremo a raccontare con le foto. Al suo fianco Giampaolo Porfidia, CTN, coordinatore tecnico nazionale del Sand Basket per ICS. Benvenuto tra di noi Gianpaolo. Ciao Simone buonasera a tutti. Questa è una disciplina relativamente nuova, sicuramente ne sentiremo tanto parlare con la vostra attività che partirà da qui a breve presso l'Oasi Beach di Ostia. Sì, sì, assolutamente. In collaborazione con l'Oasi Beach, con Sporting Tour con Gianpaolo Morsa. Uh, abbiamo deciso di portare su, su Roma la, la casa del sandbasket, Basket, quindi un'arena attrezzata per, uh, per far praticare a tutti il basket sulla sabbia. Ecco Gian Paolo, com'è nata l'idea di questo progetto? Come ti sei avvicinato ad ECS e soprattutto il rapporto con il presidente Morsa? Sì, allora l'idea è nata otto anni fa, intorno al 2012, uh, avendo anche io un'associazione sportiva sul territorio di Fiumicino. Uh, nasceva l'esigenza nel periodo estivo di uh, far sì che i ragazzi potessero continuare un'attività sportiva, in questo caso il basket, anche su sabbia, avendo poi lì il mare. E nel documentarci, nel cercare, abbiamo visto, ci siamo resi conto che non c'era nulla a livello mondiale uh, che potesse portare il basket sulla sabbia. Forse il limite era il palleggio, che tutti limitavano l'idea del palleggio, cioè nel senso che sulla sabbia la palla non può, certo. non può rimbalzare, non può palleggiare. E noi ci siamo un po' reinventati, nel senso all'inizio è partito un po' per gioco, un po' per scherzo. E abbiamo visto che era un qualcosa invece di funzionale e da lì abbiamo pensato di creare una vera e propria disciplina. Quindi con un regolamento, con, con un campo, l'abbiamo presentata in ECS al presidente nazionale Molea L'ha subito fatta sua, quindi la disciplina è subito diventata AICS eh, e successivamente, poi con Giampaolo Morsa, abbiamo deciso, diciamo nel periodo di settembre di quest'anno, di creare anche una struttura permanente su, su Roma, in particolar modo ad Ostia presso l'Oasi Beach. Nella parte finale approfondiremo il discorso legato al Sand Basket, ma c'è un altro ospite che vedo già pronto in collegamento Skype. Saluto Simone Del Moro, responsabile nazionale ACS di Calcio a 5 e Calcio a 7. Simone benvenuto tra di noi. Buonasera, buonasera e grazie dell'invito. Ecco, vediamo campeggiare proprio la tuta di, di ICS, un tuo, il tuo un impegno molto importante sul territorio, Simone, in quanto responsabile nazionale. Sappiamo tutti la situazione storica che stiamo vivendo, come state lavorando, che supporto state dando innanzitutto alle tante società affiliate a ICS in questo settore. Beh, sì, sicuramente è un periodo molto particolare in cui le attività sono ferme, in cui... Eh, insomma dobbiamo far fronte a questo virus. Sicuramente delle, una delle cose che stiamo facendo è quello di stare accanto a tutti i nostri tesserati cercando di essere presenti, cercando comunque di far capire che la grande famiglia ICS è sempre presente al di là, che poi ognuno sia purtroppo ahimè chiuso nelle proprie case e non possa... Eh, praticare lo sport. Però, ecco, la cosa importante in questo momento è la vicinanza, perché alla fine i tesserati per noi non devono essere solo numeri, ma sono persone, sono eh, atleti che hanno bisogno anche insomma di sentire i propri responsabili vicini in questo momento particolare. Ecco Simone sappiamo che la progettualità di ICS è sempre stato uno dei punti forti, dei punti cardine proprio dell'Associazione Italiana Cultura e Sport, quindi ti chiedo se state immaginando o meglio ancora state programmando una ripartenza e in che modo quando sarà possibile, su cosa state lavorando? Ma guarda, allora, sicuramente stiamo programmando quello che poi alla fine, devo essere sincero, è un progetto che va avanti da tre anni a questa parte con Giampaolo Morza e con Filippo Tiberia. Eh, abbiamo iniziato questo progetto per consolidare, per migliorare, per rendere ancora più eh, bello il calcio amatoriale in ECS, un settore che sicuramente è molto molto importante in tutta Italia, da, dal Piemonte fino alla Sicilia, fino alla Sardegna e stiamo andando avanti con questo progetto. Sicuramente questo momento storico non ci deve assolutamente fermare. È un momento eh, in cui diciamo così stiamo riflettendo per migliorare ulteriormente le cose e appena possibile ripartiremo con i campionati nazionali con i raduni arbitri. Ricordiamo che abbiamo un settore arbitrale di eh, più di 100 arbitri che due volte all'anno ci raduniamo Stiamo già programmando la possibilità di ritrovarsi quando sarà possibile per portare avanti la, la, tutto quanto e soprattutto i nazionali di calcio, la festa del calcio che si terrà poi speriamo insomma, a giugno a Cervia come tutti, come tutti gli anni. Ecco, Simone, hai detto che state facendo sentire la vostra vicinanza alle società, ti chiedo in che modo, con chi vi relazionate, con tutti, immagino con tutti i responsabili provinciali e che tipo di comunicazioni veicolate loro? Ma guarda, eh, innanzitutto c'è da dire che in questi anni abbiamo ricreato e abbiamo consolidato una rete di rapporti con i vari responsabili regionali, sia regionali che anche provinciali, dei vari settori, sia arbitrali che di calcio. E, insomma una rete importante in cui eh, abbiamo trovato anche tanta volontà da parte di ogni responsabile di, de delle varie province e regioni di collaborare, e di creare una sinergia importante. E in questo. Momento, eh, la comunicazione, il eh, chiedere anche perché no, eh, come poter ripartire un domani. Sono cose importanti e, e stiamo veramente collaborando. Ecco, questa rete che eh, abbiamo fatto in questi anni e devo dar merito ancora più che a me, anche a Gianpaolo e Filippo che già prima avevano iniziato, eh, si sta rivelando poi alla fine veramente una, una, una rete di comunicazione importante sia per le difficoltà. Ma anche per migliorare poi nei vari, nei vari provinciali. Quindi, sicuramente questa è una cosa che ci sta dando una grossa mano in questo periodo in cui possiamo comunicare. Anche comunichiamo attraverso Skype, attraverso il telefono, attraverso i messaggi, attraverso i gruppi Whatsapp, insomma, tutto quello che c'è. Simone, sostegno ma anche formazione, abbiamo visto proprio nel weekend è uscito il nuovo corso per Covid Manager, in questo senso voi come state lavorando? Hai accennato prima agli arbitri, ti chiedo se questo momento di stallo, di fermo può essere utile proprio alla formazione per ripartire ancora più forti e trasmettere soprattutto Noah una volta che si ripartirà. Certo, certo, assolutamente. Io penso eh, che in questi momenti particolari la cosa da sfruttare è proprio quello di imparare qualcosa di nuovo. Quindi sicuramente i corsi di formazione e, e internet, insomma, ci aiuta anche con certo. le videochiamate, con eh, i corsi online, eh, ci possono aiutare per migliorare ulteriormente in questo periodo. Corsi di Covid Manager, corsi per abiti, abbiamo fatto riunioni con gli abiti, abbiamo fatto riunioni con eh, i vari... Eh, responsabili di settore eh, all'interno delle province, poi questo esempio è stato portato facendo riunioni con le squadre, quindi è un momento eh, particolare che va sfruttato. Passano il termine in positivo, nel certo. senso che eh, può aiutare a migliorare ulteriormente alcuni aspetti che magari prima facevamo meno caso. Ecco, Simone, invece, per quanto riguarda la festa del calcio, che è l'evento principe di ACS, solidamente organizzato a Cervia, ti chiedo. Qualora si dovesse riprendere, se è sempre la solita meta e che format di, di campionato di finali state cercando di organizzare, se avete già qualcosa in mente, anche se è presto. Ma guarda, eh, il, da tre anni a questa parte abbiamo cambiato un pochino le carte in tavola con Giampaolo e Filippo abbiamo usato questo nuovo format che ad oggi eh, sta dando buonissimi risultati. Siamo passati insomma da dei nazionali come fanno tutti gli altri enti con numeri. Mh, Normali, siamo passati ad avere delle finali nazionali anche con 40 squadre: con 50 squadre di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, una festa del calcio dove possono partecipare eh, tutte le squadre che hanno voglia di eh, confrontarsi con eh, realtà di diverse parti d'Italia. Eh, quindi la possibilità di passare un weekend, un weekend sono quattro giorni insieme eh, con la propria squadra confrontandosi con altre squadre e poi chi è più bravo può partecipare ai campionati a fare la Coppa Nazionale chi è un po' meno bravo la Coppa Italia poi a scendere ancora altre coppe insomma tutti giocano per qualcosa però è un format che sta eh, avendo risultati non solo nella festa dello sport ma anche quando le squadre tornano a casa poi eh, insomma mh, trasmettono un messaggio positivo che ci ha portato a crescere in questi ultimi anni. Quindi sicuramente manterremo questo format, cercheremo di migliorarlo ulteriormente e la meta sarà sempre Cervia, speriamo a giugno, insomma noi mh, siamo ottimisti che per giugno insomma, saremo fuori da questa situazione e quindi torneremo a divertirci e a invadere i campi di calcio a 7, a 5 e a 11. Ecco Lorenzo, voi anche nel vostro piccolo avete partecipato a questo tipo di evento, non ovviamente la festa del calcio dedicata ai grandi, ma tanti eventi fuori regione con eh, ICS, che esperienza è stata per voi, che ricordi ti porti dietro di quelle esperienze? Sì, guarda, noi abbiamo fatto due anni fa alla Bradriatica e anche tre anni fa, so, sei, vabbè, tre giorni di vacanza per i genitori, per i bambini. E poi non vacanza sport. Vacanza sport che cosa per un bambino, è la cosa migliore. Un po', un po' meno per me perché organizza, pure per <ride> certo. voi Gianpaolo, eh? però comunque sono delle cose che ti lasciano. Facebook ricorda alcune volte eh, Alba Adriatica quando siamo andati a fare il torneo, sono emozioni forti per i bambini perché poi alla fine tutto quello che facciamo sono per loro. Quindi quello che, quello che organizzate voi Gianpaolo e tutti voi e noi comunque come società diciamo che è una, grande, è una gran bella cosa quindi... Io spero di ritornarci il prossimo anno anche perché l'anno scorso, dovevamo venire a fare l'Alba Adriatica, poi sì. è saltato tutto quanto. Quindi speriamo che a maggio-giugno o si riapre tutto quanto perché poi i bambini hanno bisogno di queste sensazioni che porta il CS. Simone, per quanto riguarda il giovanile, invece cosa si sta muovendo, cosa bolle in pentola per questo tipo di eventi che accennava Lorenzo? Eh, il, eh, speriamo veramente di poter ripartire perché insomma, lo scorso anno abbiamo dovuto annullare tantissimi eventi, eh, oltre ad avere un danno eh, anche eh, a livello economico, insomma, è stato un danno a livello morale perché insomma, eh, come diceva bene eh, il tuo ospite eh, questi sono momenti in cui c'è un buon confronto, c'è un, anche una crescita no, per, per questi ragazzi, per questi bambini. Noi stiamo lavorando per cercare di ripartire eh, naturalmente in sicurezza, ma soprattutto di rifare tutte quelle attività che abbiamo fatto fino adesso. Quindi non ci fermiamo, noi non ci fermiamo assolutamente. L'unica cosa che ci può fermare è questo virus, ma speriamo di combatterlo il prima possibile e di poter tornare a fare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi al servizio insomma, dei ragazzi e non anche perché, Simone, questo tipo di esperienze, soprattutto per i bambini, rappresentano magari la prima uscita fuori casa, il primo, la prima esperienza per fare gruppo in una sorta di ritiro, quindi è anche fondamentale oltre che per la crescita sportiva, anche per quella personale, quella umana. Esatto, esatto, è proprio questa è la cosa importante: hai detto una cosa importantissima, ovvero quella di fare gruppo, una crescita umana, eh, è, è bello, no? poi alla fine. Eh, uscire dal, dal proprio orticello e vedere che ci sono anche altre attività simili alla tua eh, in cui eh, tutti spendono il loro tempo, ma soprattutto è bello uscire e eh, stare con i tuoi compagni, fare gruppo e creare quella solidità, quella, ehm, eh, quel modo di stare insieme che poi aiuta anche ne, ne, nel calcio, per amor di Dio, anche nei risultati, ma soprattutto anche nella crescita poi, eh, personale di ogni ragazzo, bambino che sia. Allora Simone, noi ti ringraziamo per aver passato del tempo con noi, ci lasciamo con una speranza, visto che qui abbiamo appunto Lorenzo Fiorini che è vicepresidente di una società capitolina e Pietro Lucari, allenatore di una società, di una squadra di calcio amatoriale proprio qui nel Lazio con ECS. Che speranza possiamo dar loro, ma soprattutto anche agli atleti che ci stanno guardando? Ma guarda, la, la speranza è veramente che tutto questo sia solo una parentesi e che la chiudiamo il prima possibile e che ritorniamo a divertirci a stare bene insieme. E la speranza più grande è che in questo momento in cui ci è mancato veramente questo. Eh, il nostro diciamo, svago, il nostro amore, perché poi alla fine è anche un amore, eh, ci porti a valorizzare ancora di più eh, questo sport che veramente a volte guardando purtroppo i campionati professionistici si perde un po' il senso e il valore del calcio. Invece io penso che in questo momento abbiamo avuto il modo di riflettere di quanto sia importante per noi, per allenatori, per dirigenti, per bambini e per chiunque, per ragazzi, quanto sia importante invece lo sport in generale e il calcio in questo caso per noi. Eh, se mi permetti vorrei solamente chiudere ringraziando sì. il Presidente. L'onorevole Bruno Morea per l'incarico che mi ha dato, che mi ha consolidato e naturalmente anche Gian Paolo Morse e Filippo Siberia, con il sì. quale eh, insomma, da tre anni a questa parte veramente siamo un po' come fratelli e veramente sono persone importantissime anche per me. Ecco, ci accogliamo anche noi ai saluti. Grazie a Simone Del Moro, responsabile nazionale ICS per il calcio a 5 e calcio a 7, con la speranza ovviamente di vederci presto nei tanti eventi organizzati da ICS e Sporting Tour. Grazie ancora, Simone. Grazie a voi, buona serata. Pietro c'è una piccola speranza. Voi come Pineto in questo periodo vi state allenando, vi state vedendo cosa che no, in questo momento facendo. abbiamo fermato tutto proprio per evitare contagi e quant'altro. Quindi in questo momento siamo fermi, anche se ci è dispiaciuto, perché dopo tanti anni abbiamo trovato un campo di allenamento. Stabile che attraverso la partnership con il Monte Spaccato Savoglia. Avevamo proprio il presidente eh, sì, con anni che siamo si incontrato con Sportinoro. E quindi adesso avevamo anche un campo, le cose che ad avere più una, una struttura. Diciamo. Per il momento siamo fermi in attesa che ci diano la possibilità quantomeno di riprendere gli allenamenti. Ecco Pietro, il vostro, però al di là dell'impegno sportivo, è un impegno che verte soprattutto sul sociale, stiamo vedendo dietro di te alcune fotografie che ritraggono la vostra attività. Una squadra mista composta da giocatori italiani, ma tanti di loro stranieri, magari rifugiati politici o comunque tanti ragazzi che hanno bisogno di aiuto e voi date questo tipo di servizio? Diciamo, la nostra è una squadra, è una multinazionale. Sì. L'altro anno avevamo 18 nazionalità, quest'anno ne abbiamo 15, quindi e cambiano poi, quindi accogliamo persone da tutte le parti del mondo. E il calcio diciamo, è il punto di partenza, poi si sviluppano tantissime realtà. E noi abbiamo avuto, ecco, la soddisfazione più grande nostra è che i ragazzi trovano un impegno che non rimangono nei centri accoglienza fermi, che abbiano uno stimolo e le soddisfazioni sono arrivate dal fatto che alcuni ragazzi sono andati via dai centri accoglienza e si sono trasferiti, hanno fatto il passaggio no, a vivere da soli e nel quartiere hanno trovato il quartiere nostro di Prima Valle, Pineda Sacchetti eh, di cui noi portiamo il nome del parco del Pineto certo. e questi ragazzi l'hanno trovata adesso come la loro casa no? sono partiti, la, la cosa bella è che mh, abbiamo anche una storicità con i ragazzi nel senso che sono arrivati i primi quando non avevamo ancora il campo non avevamo nulla, non avevamo una squadra, avevamo solo ecco, il parco e adesso sono rimasti con noi, sono quasi quattro anni quindi si è creato proprio un rapporto mh, Molto importante, vediamo i loro progressi che fanno nella vita, cerchiamo di aiutarli, di integrarli. Quindi ecco, il calcio è, è, la, è la partenza di tutto ciò che poi avviene. Abbiamo... Oltre al Monte Spaccato, ecco Pietro, scusami se ti interrompo, ci sono altre partnership, altre collaborazioni con altre associazioni no profit, Ollus? Sì, noi abbiamo ecco, un, uno sponsor che è una Ollus molto importante che è diagnosticare Ollus, che quest'anno ci ha fatto la sponsorizzazione per il campionato. Che si occupa di diagnostica per persone meno abbienti. Quindi un progetto molto nobile che ha sposato il nostro, poi abbiamo tantissime collaborazioni, anche dei singoli cittadini che si appassionano al nostro progetto e ci aiutano. Faccio un esempio come i vari fotografi di cui vediamo le foto. C'è tanto seguito infatti. Sì, sì è, e Quello è stato per noi diciamo, serve le foto, fanno vedere quello che noi realizziamo. Poi alcuni progetti, per esempio un progetto del fotografo Alessandro Schiariti che è andato al macro, è stato presentato al macro, ci sono stati, adesso ci sono altri progetti in cantiere, e vari fotografi che si alternano, che ci iniziano a seguire. C'è stato e ultimamente anche Fabrizio Casagrande, un ex mio compagno di squadra quando partecipava al trofeo del Petrolio da giocatore con la Mediaset Hai smesso cioè, ora di giocare? solo? Eh, un ginocchio mi ha fatto smettere, purtroppo devo, posso concentrare solo ad allenare e, e quindi l'ho conosciuto lì con Mediaset, poi ci siamo ritrovati, si è appassionata noi abbia, quest'anno abbiamo anche sponsorizzato il Gambia al Mondialito, sempre a ICS un altro programma importantissimo, sempre organizzato dall'ICS e, e, e lì Fabrizio ci ha, ci ha seguito, adesso è arrivato un altro fotografo Mario Belfiore che ci segue, abbiamo ecco, eh, l'aiuto proprio dei singoli cittadini che ci danno tantissimo, una signora che ci lava le maglie eh, tutti, dopo tutte le partite, una signora del quartiere per noi è fondamentale, senza di lei non potremmo fare il campionato perché sono tutte piccole spese che noi eh, riusciamo a superare solo grazie al volontariato delle persone che ci aiutano. A livello lavorativo invece riuscite magari anche ad inserire qualcuno, creare un percorso formativo? Sì, noi cerchiamo anche attraverso gli sponsor che sono ristoratori, tipo Farina che è il nostro spon main sponsor, e riusciamo a inserire i ragazzi nel, a fare dei tirocini, a fare dei percorsi lavorativi, cerchiamo di indirizzarli anche verso quel, il settore della gastronomia perché è un settore che, diciamo, che ritrova molto, si ritrova molto nei nostri sponsor. La cosa importante, però, a noi è che i ragazzi non solo mi confesso non solo i problemi che hanno nel campo, ma anche quelli che hanno fuori. Noi li seguiamo a 360 gradi. Ecco Pietro, poi al di là del tuo impegno da allenatore, che penso sia un hobby, una passione, sì. c'è il tuo lavoro. Tu sei un infermiere, sei stato in prima linea nella lotta al Covid, tanto a marzo quanto immagino ai giorni nostri. Quindi una tua testimonianza riguardo questo momento e magari. Chi meglio di te può dare delle precauzioni più specifiche a oggi? Guarda, come precauzioni dico di rimetterci a quello che ci dicono, a che ci dice lo Stato, perché loro hanno il quadro della situazione meglio di chiunque altro. Per quanto ognuno di noi si possa essere fatto un'idea, comunque che ci, dobbiamo rimetterci a quello che ci dicono, e avere pazienza, e che la cosa la sconfiggeremo, prima o poi ce la faremo. E come l'esperienza, ho lavorato in un reparto COVID da marzo a maggio. È stata molto dura e devo dire che quello che, sta io, quello che stanno facendo operatori sanitari, infermieri, medici, os, ausiliari è veramente un grosso sacrificio. Molti puerilmente dicono che eh, è il lavoro che si sono scelti, non è così perché io se potessi evitarmelo non ci andrei. Certo. Io, ecco, adesso io non sto lavorando in reparto Covid, sto okay. lavorando nel mio reparto di ortopedia. Ma se potessi scegliere di non andare non ci andrei, eh, quindi non è come qualcuno dice è il lavoro che si sono scelti, eh, perché è veramente un grosso sacrificio quello che ti porta eh, oltre il lavoro in sé per sé la paura del contagio, ma è l'emarginazione che ne scaturisce dopo, tu stai a casa da solo, non puoi certo. vedere nessuno, eh, sei anche denigrato un po', no? se dici sono infermiera, lavoro nel reparto Covid, una persona fa tre passi indietro. Io durante il, il lavoro al reparto Covid... E mi schizzarono un disinfettante nell'occhio, neanche gli ospedali mi accettavano. <ride> Come dicevo, lavori reparto Covid: neanche loro mi accettavano perché, comunque, c'era questa difficoltà. E quindi, ecco per tutti i colleghi che ci lavorano e con cui mi sento, so che stanno facendo un grosso sacrificio, che è veramente importante. Complimenti per il tuo sì. impegno a Pietro Lucari, allenatore del Pineto. In chiusura, torneremo sulla tua attività, sulla squadra del Pineto. Ora, un piccolo spazio pubblicitario. E poi, di nuovo, in studio con Ulivi Village e Sand Basket. Il ristorante Joy nasce all'interno dell'Oasi Beach di Ostia, esprimendo la volontà di vivere il mare tutto l'anno in un ambiente dinamico e confortevole. La location vista mare è il posto giusto per degustare i sapori di una cucina di pesce tradizionale, arricchita da proposte d'oltreoceano come clam chowder, shrimp sandwich e chicken fried. Vi aspettiamo anche dopo le vostre attività sportive per provare la nostra selezione di tè e cioccolate e godere dei nostri aperitivi al tramonto. Joy Restaurant and Lounge Bar si trova in Lungomare Averico Vespucci numero 180, presso l'Oasi Beach Sport. Lo Sporting Tour Beach World continua la sua attività con tantissime novità. Dopo il grande successo della stagione estiva, l'Oasis Beach di Ostia è pronto ad accogliervi anche nei mesi invernali con una vasta gamma di sport da praticare in acqua e sulla sabbia. Beach soccer, beach tennis, beach volley, sand basket, kitesurf, sap e diving sono solamente alcune delle discipline che potrete praticare nello Sporting Tour Beach World. Sempre attento alla salute dei suoi sportivi. E se volete rilassarvi per un aperitivo o per una cena, il Joy Restaurant Lunch Bar è pronto a soddisfare il vostro palato. Cosa aspetti? Corri a divertirti con noi! Siamo sul Lungomare Amerigo Vespucci, numero 180, zona Ostialido. L'Hotel Park Tagliacozzo è situato nel cuore della Marsica, in uno dei contesti paesaggistici abruzzesi più belli, a poca distanza dalla capitale e dal Parco Nazionale d'Abruzzo, facilmente raggiungibile dalle principali città del centro Italia. L'Hotel Park offre ai propri clienti un nuovo concetto di vacanza e sport per tutta la famiglia, dove i ragazzi vivranno giornate emozionanti nelle quali potranno cimentarsi in molteplici discipline sportive. Gli impianti sportivi di ultima generazione del parco acquatico, abbinati alla cordialità e all'ospitalità caratteristiche della struttura, sono una vera e propria oasi dello sport in Abruzzo. Location ideale per estivi, stage, ritiri sportivi, eventi, tornei, congressi e raduni. Hotel Park Tagliacozzo vi aspetta per una vacanza all'insegna dello sport. Grazie ai nostri sponsor, grazie anche a Più Vista che da più di 50 anni offre nel mondo dell'ottica servizi e prodotti di altissima qualità a partire dalle misurazioni e dagli screening eseguiti con una strumentazione di ultima generazione. Un ringraziamento anche al consorzio Costa dei Parchi, avete visto... L'hotel park di Italia Cozzo, ma tante sono le strutture che vi aspettano ad Alba Adriatica. Una di queste è l'hotel Azzurra, una struttura recentemente ristrutturata e attrezzata con tutti i comfort per consentirvi di trascorrere un'estate. Da ricordare, l'hotel dista meno di 30 metri dal lungomare di Alba Adriatica, una pineta rigogliosa unitamente a una pista ciclabile e pedonale, lo separa dalla splendida spiaggia di sabbia fina e dorata. Per maggiori informazioni potete visitare il sito hotel-azzurra.it o contattare la direzione All'indirizzo mail info hotel-azzurra.it Torniamo in studio con il vicepresidente degli Ulivi Village Lorenzo Fiorini. Lorenzo, un'attività che dunque è ferma a metà perché gli allenamenti stanno proseguendo. Immagino ovviamente siamo costretti dal protocollo in forma individuale. Che obiettivi date ai vostri ragazzi per tenere alta l'attenzione? Innanzitutto ma... gli obiettivi sono sempre quelli sulla, sulla tecnica, perché poi alla fine stiamo parlando di scuola calcio, quindi non c'è un lavoro fisico ma solo sulla tecnica che poi è la cosa principale per la scuola calcio. Poi nel frattempo ci mettiamo anche il divertimento con, con l'obiettivo del tiro in porta, eh, dell'uno contro uno non più perché comunque il contatto non ci può essere, però comunque con la... La tecnica ab abbinata comunque al tiro in porta, al divertimento, comunque in un'oretta, un'oretta e un quarto di allenamento, i bambini alla fine cerchiamo di farli divertire. Eh, I mister stanno dando la massima disponibilità, i genitori anche, perché comunque eh, sono fiduciosi, perché ci sono alcuni genitori che magari lasciano i figli a casa perché hanno paura di questo contagio. Eh, però noi stiamo cercando di fare il meglio per i bambini facendoli divertire in maniera più serena possibile. Nel frattempo anche le altre discipline che comunque non è solo calcio, scuola calcio, stiamo vedendo anche... infatti dalle immagini padel, piscina, sì, palestra paddle, che purtroppo il padel invece è l'unico sport in cui non si è mai cioè si è fermato, ma poi dal 25 maggio da quando abbiamo riaperto certo. tutto fino adesso anzi si è ancora più ripopolato perché comunque tutte le persone dello sport del calcio, del beach volley, che comunque facevano un altro tipo di sport, però che non possono farlo adesso si sono appassionati al padel, quindi comunque il padel è una disciplina che sta andando forte, ma non solo nel circolo sportivo dove sto io, ma anche sentendo anche altri miei colleghi, eh, il padel in questo momento sta andando forte. Per le altre discipline noi abbiamo il beach volley che abbiamo dovuto scoprire il pallone perché comunque nei mesi invernali noi abbiamo una tensostruttura che ci permette di fare allenare i corsisti di bicivolli all'interno eh, al caldo sì. abbiamo dovuto scoprirlo perché comunque eh, tempo permettendo perché poi alla fine se piove ovviamente non, eh, non è possibile più, più fare il bicivolli. La palestra sì, la palestra abbiamo chiusa, però stiamo facendo i corsi all'interno del campo di calcetto, all'aperto, distanziati rispettando i protocolli. Per quanto riguarda sale feste per eventi e tutto quanto abbiamo interrotto. Abbiamo anche altre discipline come danza, eh, judo che stanno facendo al campo, al campo all'aperto, però è chiaro che se in tempo di pioggia, a brutto tempo, eh, tutte queste discipline non, si bloccano, quindi il tempo ci sta aiutando anche se gli ultimi giorni eh, ha piovuto, però eh, in questo momento stiamo andando avanti così, eh, purtroppo è eh, necessità di far firtù. Come si può tamponare la mole di investimenti fatti per eh, riuscire a riaprire dopo il primo lockdown? Le società si sono adeguate, tanti centri sportivi si sono attrezzati rispettando i protocolli e poi trovarsi nuovamente con la serranda abbassata. Come si può tamponare un'emorragia del genere, Lorenzo? Con l'ottimismo, perché poi alla fine e con la speranza che questo, questo periodo finisca il prima possibile, perché poi alla fine eh, gli aiuti ci sono stati, questo è vero, quindi, però sono aiuti pochi, però alla fine non ci possiamo lamentare. Eh, alla fine stiamo cercando di far venire tutta la gente possibile all'interno del nostro circolo sportivo rispettando i protocolli, facendo capire che comunque si può venire all'interno del circolo sportivo perché stiamo lavorando in sicurezza e comunque le persone devono stare tranquille. Chiaramente capisco le persone che Ovviamente hanno paura che in questo momento eh, preferiscono stare a casa eh, e il loro figlio anche, però come ho letto anche eh, su internet ci sono molti bambini che stanno abbandonando lo sport, Vero. perché in questo periodo è, diciamo i quattro anni di scuola calcio non dico che li stanno buttando via perché alla fine... Sono so, pochi bambini che da noi diciamo, in questo periodo hanno, hanno smesso con la scuola calcio, però sto vedendo in altre realtà che comunque il numero di bambini è sempre maggiore. Noi, noi quello che cerco di dire anche ai genitori e a tutte le persone è che comunque entrando al circolo sportivo nostro eh, ci sta massima sicurezza e rispetto ai protocolli. A ECS invece come gli è stata vicina in questo periodo di fermo? Ma guarda con Giampaolo mi ci sento spesso eh, diciamo che tutte le mail, messaggi eh, continui aggiornamenti su, per quanto riguarda questo periodo eh, Giampaolo ogni volta lo chiamo mattina, pomeriggio e sera mi risponde sempre eh, l'ECS comunque eh, ci sta vicino, ci sta vicino e, e stiamo comunque cercando di capire Ogni volta, perché poi alla fine con i DPCM che ci sono adesso non si capisce mai se si può allenare, se non ci si può allenare, come è l'allenamento, come è fatto l'allenamento, si può fare la partita. Noi cerchiamo sempre, sempre con un confronto diretto con Giampaolo che ci, mi fa chiarezza su tutto. Quindi comunque in questo momento l'ECS ci è, mo è, è molto utile, non solo a me ma a tutte le società affiliate ECS. Certo. Come gruppi squadra invece quanti ne partecipano alle manifestazioni AX? Guarda noi su, su otta, per realtà come la nostra con due campi di calcetto abbiamo 85 bambini e abbiamo gruppi squadra, 6 gruppi squadra, 4 fanno campione del CS e 2 della federazione quindi comunque eh, noi, ormai questo è il quarto anno con, con l'ACS e io mi sono trovato benissimo, mi sono trovato benissimo con Gianpaolo, me l'ho sempre detto e lo ripeterò sempre, quello che fate voi e quello che fa Giampaolo è una cosa fondamentale per i bambini, eh, come i tornei di Tagliacozza, Alba Adriatica e tutti i tornei organizzati. Noi degli Ulivi siamo sempre in prima linea, qualsiasi cosa Giampaolo mi chiama, vuole fare questo torneo qua lo faccio subito perché so comunque. E anche i bambini insomma vi portano dei feedback positivi. Sì, perché poi alla fine eh, abbiamo fatto un anno il torneo con la federazione. Senza nulla toglie la federazione, però, comunque, i tornei che organizza l'ECS sono tornei che, che non sono paragonabili a quelli della federazione. Eh, ma per la passione che ci mette l'ACS anche per le singole cose, come ci diceva eh, Andrea Del Moro, Simone, scusa. Simone. Simone, scusa. Simone Del Moro, che comunque è, è vero, cioè, lui lo fa con i più grandi, però, per la stessa cosa anche con i più certo. piccoli e anche nel servizio de, dell'Arsenal giochiamola sempre alla grande e comunque è vero l'ACS fa, fa tanto e soprattutto fa divertire i bambini e nello stesso momento alle società c'è un'organizzazione chiara, limpida e pulita. Grazie Lorenzo, passiamo al Sand Basket con Giampaolo Porfida, coordinatore tecnico nazionale proprio di questa disciplina per ACS, ci ha un po' spiegato le origini di questo movimento, poi l'evoluzione, quando c'è stato il momento in cui hai capito che si poteva veramente svolgere un'attività del genere riscuotendo successo e tante adesioni. Allora, intanto ti faccio i complimenti perché è bellissimo vedere un programma sportivo che è rintagliato: il calcio, trovare lo spazio anche per il basket perché è bello perché poi andiamo anche a, a fare dei confronti anche a livello multidisciplinare. Allora, la disciplina, come ti dicevo prima, è nata nel 2012. Dopo un, sei anni di studio, quindi per mettere su il regolamento e, mh, e andare a migliorare anche eh, tecnicamente alcune, alcune mh, imperfezioni che c'erano, eh, è stato presentato ufficialmente nel 2018 in, in ICS al Presidente, all'Onorevole Molea. Sì. Dal 2018 siamo partiti subito col primo campionato nazionale, dove abbiamo avuto all'incirca quasi 2000 atleti in tutta Italia, quindi con Uh, le varie tappe regionali e poi direttamente le finali nazionali a Gallipoli il primo anno, quindi nel 2019. Mentre quest'estate, nonostante la, la difficoltà che c'è stata per, uh, a causa dell'emergenza sanitaria, uh, non sono state fatte le tappe regionali, ma grazie ad ECS uh, ci è stato permesso di rifare le finali nazionali um, um, e le abbiamo fatte a Pinarella di Cervia. Uh, L'origine, uh, come ti dicevo, era per dare una uh, continuità ai, ai, ai ragazzi, uh, perché poi principalmente questa disciplina avvicina. Più ai ragazzi che ad atleti già uh, diciamo maturi per, formati, quanto riguarda, formati per quanto riguarda il basket, anche se non ti nascondo che si sono avvicinati alla disciplina uh, tanti giocatori, sia del beach volley ma anche del calcio, perché logicamente eliminando il, il, um, eliminando il palleggio e inserendo appunto il trascento di palla, la disciplina diventa anche un po' più semplice da certo, giocare Vediamo qualche immagine appunto relativamente a, alla vostra attività. Esatto, so, qui per esempio sono, sono immagini di. Di Fiumicino, e questa squadra rossa che attacca, se non ricordo male, tra l'altro non sono giocatori di basket. Quindi per farti capire eh, quanto è semplice, quanto è diventato semplice giocare a basket, quindi in questo caso a sand basket sulla sabbia, eh, andando a correggere eh, il regolamento, comunque apportando delle modifiche al classico regolamento del, del basket. Noi siamo partiti da una progettazione generale dalla progettazione del campo, perché capisci bene, su sabbia non era possibile creare un campo con linee interno campo certo. perché sennò diventava pericoloso uh, per, per chi giocava. Quindi abbiamo fatto una progettazione del campo esternamente, una realizzazione dei canestri ad hoc per noi, infatti abbiamo una partnership diretta con Tarmac noi perché producono i canestri per, per il Sand Basket che sono rispetto ai classici canestri uh, del, del basket sono abbassati di 10 cm, quindi invece di 3,05 sono a 2,95 Abbiamo fatto una modifica sul, sui tempi di gioco perché comunque giocare sulla sabbia ha una difficoltà, porta una difficoltà e una fatica maggiore e i tempi sono scesi a sei minuti, quattro tempi da 6 minuti per sì. i senior mentre quattro tempi da 4 minuti per, per gli under. Gian Paolo a livello di adesioni sul territorio nazionale mi ha detto per lo più ragazzi, avete una stima, un numero? Guarda, abbiamo intorno uh, in questi due anni ufficiali di disciplina, quindi di partenza della disciplina. Uh, io ti posso dare un numero appunto a livello nazionale, perché siamo presenti già in, tanti, in quasi sì. tutte le regioni d'Italia. Abbiamo un numero intorno ai 6.000 atleti. Tanti. Sì, sono tanti. Non solo di questi 6.000, quasi 4.500 più o meno sono atleti under. Per noi, gli under sono dai 16 anni agli 8 anni, quindi dagli 8 ai 16 anni, poi divisi nelle varie categorie. E poi intorno ai 1500 2000 atleti più o meno dai 16 anni in poi, quindi la categoria senior, insomma. Oltre al panorama nazionale abbiamo anche un panorama eh, internazionale perché siamo presenti non solo in Italia ma la disciplina addirittura è stata esportata all'estero, c'è cioè stata richiesta di portarla all'estero, abbiamo un referente per la Danimarca, abbiamo Antonio Dalbero che invece è un referente internazionale, lui ha allena addirittura eh, allenato nei vari anni le varie nazionali minori di basket come la nazionale di Lussemburgo, la nazionale della Macedonia, della Giamaica, lui attualmente è in Svezia e lui è il, è la nostra, è collante, la persona con, che uh, ci, ci collega con l'estero e prende, gestisce direttamente i rapporti all'estero e grazie comunque anche alla sua figura abbiamo avuto la possibilità appunto di, uh, di portare una, una disciplina nata in Italia, una disciplina nostra all'estero. In Italia abbiamo uh, per quanto riguarda invece i ragazzi piccolini uh, il professor Mondoni che è un guru per quanto riguarda la pallacanestro, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Infatti, lui è stato fino a qualche anno fa il presidente della commissione tecnica della FIBA, la FIBA, la Federazione, italiana, certo. scusami, la federazione Internazionale di Basket. Per quanto riguarda invece eh, i senior la, la parte tecnica è stata affidata a Raffaele Porfidia, anche lui allenatore nazionale con trascorsi anche come allenatore in serie B eh, maschile a Battipaglia, quindi una persona abbastanza, abbastanza competente e la parte invece regolamentare perché abbiamo anche una persona che gestisce gli arbitri, il regolamento, durante le finali nazionali oggi facciamo dei briefing dove ci rendiamo conto cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, cosa deve essere corretto, perché una disciplina nuova ha bisogno anche di questo. E questo è stato affidato a Clemente Santonastaso che è il referente arbitri della, uh, della provincia di Caserta e formatore arbitri uh, sempre della provincia di Caserta per quanto riguarda il basket, quindi una persona che all'interno del mondo della pallacanestro da anni, al, uh, arbitra se non erro in, in Cigoldo, quindi una persona abbastanza, abbastanza formata anche lui che dà il suo contributo, noi lo diamo tecnicamente conoscendo la disciplina, lui lo dà a livello uh, diciamo, di, di regole. Gianpaolo noi ti ringraziamo per questa breve infarinatura ma comunque utile a capire lo scopo e gli obiettivi della vostra disciplina, magari avremo anche modo di venirvi a trovare all'Oasi quando partirà il vostro progetto. Quindi un grande in bocca al lupo per tutto il Sandbasket. grazie a Gianpaolo Porfidia, grazie. grazie al vicepresidente di Olivi Village Lorenzo Fiorini, sperando di vederci presto in campo, lo stesso vale per Pietro Lucari, allenatore del Pineto. United, speriamo che possa ripartire presto questo trofeo del petrolio con un buon livello, no? 10 sì, sì, secondi, sì. No, Un ottimo livello. Ho visto molte squadre che sono diventate SD e eh, che è il nostro obiettivo, anche l'obiettivo di Pinedo United, è quello di diventare una SD. c'è però... stata un'evoluzione, sì, 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 sì. Stiamo senso. cercando, però ecco il livello molto alto, partecipando anche al Mundialito, visto che il capo cannoniere veniva sempre dal petrolio. Quindi <ride> fa capire anche il livello che c'è del petrolio. Grazie a mister Lucari. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci vediamo Domenica prossima dalle 20 alle 21 con un'altra puntata di Sporting Tour TV. Grazie e buona serata.